Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula ha rieletto i due vicepresidenti dell'Assemblea dopo le dimissioni di Simona Meloni, che diviene capogruppo del Partito Democratico, e anche un nuovo consigliere regionale in Aula, Manuela Puletti della Lega, dopo le dimissioni da consigliere regionale dell'assessore Melasecche. Il servizio. Nell'ultima seduta l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha preso atto delle dimissioni da consigliere regionale dell'assessore Enrico Melasecche ed ha contestualmente proclamato al suo posto Manuela Puletti, prima dei non eletti nelle liste regionali della Lega. Manuela Puletti è iscritta all'ordine dei giornalisti alle elezioni regionali del 2019 e ha ottenuto 3.278 preferenze. Nella stessa seduta l'Aula di Palazzo Cesaroni ha eletto vicepresidenti dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni della Lega con 13 voti proposta dai gruppi di maggioranza e Michele Bettarelli del Partito Democratico con 7 voti proposto dalla minoranza. La rielezione dei due vicepresidenti si è resa necessaria dopo le dimissioni di Simona Meloni, chiamata dal gruppo del PD a ricoprire il ruolo di capogruppo. Michele Bettarelli ha sottolineato che porterà avanti l'incarico di vicepresidente con grande impegno e responsabilità verso una comunità che cerca di uscire da una crisi complessa. Paola Fioroni ha ringraziato i consiglieri regionali per averle confermato la fiducia come vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, a dimostrazione della compattezza della maggioranza. Simona Meloni infine ha detto che anche nel nuovo ruolo di capogruppo del PD continuerà a lavorare affinché nessun cittadino umbro venga lasciato indietro. Rinviata in commissione la mozione presentata dai consiglieri di minoranza sugli impegni di Regione Umbria per il futuro dell'acciaio speciale Terni e lo sviluppo sostenibile dell'Umbria. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha deciso a maggioranza, con i 10 voti favorevoli di Lega Tesei Presidente Forza Italia e i 7 voti contrari di Partito Democratico, Patto Civico e Movimento 5 Stelle, il rinvio in commissione della mozione dei consiglieri di minoranza sugli impegni della Regione Umbria per il futuro dell'acciaio speciale Terni e lo sviluppo sostenibile dell'Umbria. L'atto di indirizzo firmato da tutti i consiglieri di minoranza, Paparelli, Bettarelli, Meloni, Porzi, Bori, Fora, De Luca e Bianconi, impegna la Giunta a svolgere un ruolo attivo in raccordo con il MISE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le istituzioni europee, affinché la situazione di Ast possa evolversi nella maniera auspicata, portare a un piano industriale all'altezza delle aspettative della comunità ternana, umbra e dell'intero paese. Inoltre, come chiesto dalla conferenza sull'acciaio speciale Terni dello scorso 8 ottobre nella città di Terni, invita la Presidente della Giunta a richiedere l'immediata convocazione delle parti sociali e delle istituzioni locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare un monitoraggio continuo della fase di transizione e svolgere un ruolo attivo nella fase di elaborazione del piano industriale, a richiedere ai presidenti di Regioni Lazio, Marche e Toscana la convocazione di una conferenza interregionale sulle infrastrutture dell'Italia mediana e al fine di rilanciare lo sviluppo dell'Umbria e di questa parte dell'Italia, cogliendo tutte le opportunità che il prossimo settennato di fondi europei e le risorse del PNR offrono come opportunità unica e irripetibile. In aula Fabio Paparelli ha sottolineato come l'annuncio della vendita al gruppo Arvedi dell'acciaieria di Terni porta con sé anche incertezze in relazione all'antitrust, alla partecipazione dello Stato italiano all'operazione, alla permanenza con quote di minoranza di ThyssenKrupp, alla gestione della fase di transizione, alla continuità e sviluppo degli investimenti in campo tecnologico e ambientale, al futuro del tubificio della stessa SDF, una delle tre maggiori fucine al mondo, al futuro di Aspasiel e gli annunci su un eventuale ritorno del magnetico. Ci sono, dice Paparelli, elementi da chiarire. La presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, ha detto: in attesa del giudizio dell'antitrust sulla legittimità dell'operazione non posso dire nulla, così come richiesto dalle parti e dal senso di opportunità. Sto seguendo la situazione in prima persona, ha detto Donatella Tesei, con grande attenzione. Sono convinta che ci saranno investimenti rilevanti e ben articolati che riguarderanno anche la partita ambientale e la città di Terni. Tutti argomenti
interventi condivisi e attenzionati nel momento e nelle sedi giuste. Sono, ha detto ancora, una delle promotrici del tavolo allargato dell'Italia di mezzo, che è già aperto e sta andando avanti con tutte le regioni dell'Italia centrale, non solo con quelle politicamente vicine. L'aula di Palazzo Cesaroni ha respinto con gli 8 voti contrari dei consiglieri della Lega i 7 voti favorevoli delle minoranze, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico per l'Umbria, mentre si sono astenuti i 2 consiglieri di Fratelli d'Italia sulla mozione che era stata promossa da tutti i gruppi di minoranza che voleva impegnare la giunta regionale a chiedere al governo di dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando tutti i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista. Il dibattito in aula in questo servizio. In aula, Donatella Porsi ha ricordato la gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forza Nuova e da altre organizzazioni di estrema destra, aumentata dall'evidente matrice fascista di tali azioni, troppo spesso derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare in modo colpevole, ambiguo e irresponsabile l'ispirazione di queste organizzazioni politiche all'eredità del ventennio fascista. Il presidente dell'Assemblea, Marco Squarta, ha detto di condannare ogni forma di totalitarismo e di essere antifascista. Con la mozione si chiede di sciogliere un'organizzazione che si rifarebbe a principi fascisti, chiedendo al governo di valutare la cosa. Oggi però il governo, in cui ci sono illustri esponenti del Partito Democratico, ha il potere di applicare la legge e di sciogliere domani stesso movimenti che abbiano connotazioni fasciste. Quindi non si capisce perché, dice Squarta, il Partito Democratico voglia impegnare l'Assemblea a impegnare la giunta a chiedere al governo di agire. Condanno il fascismo e il totalitarismo, ha detto il presidente dell'assemblea, e per questo ritengo che sarebbe stata più sensata la mozione che condannava ogni forma di totalitarismo. Per il Partito Democratico, Tommaso Bori ha detto di augurarsi che la destra a cui si rifà la maggioranza in Consiglio regionale sia lontana dai fenomeni di degenerazione che si stanno manifestando, come la violenza contro sindacati e giornalisti. Per il portavoce dell'opposizione, Fabio Paparelli, chi vota contro questo atto se ne assume la responsabilità politica. Thomas De Luca, per il Movimento 5 Stelle, ha ricordato che il nostro ordinamento vieta la ricostituzione del partito fascista e questo era l'oggetto della mozione, non la condanna di tutti i totalitarismi della storia. Dopo la bocciatura della mozione, i consiglieri regionali del Partito Democratico hanno abbandonato l'aula consiliare. L'Assemblea legislativa ha anche approvato la risoluzione sulla sessione regionale europea 2021. Ce ne parla in questo servizio Davide Mariotti Bianchi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza la risoluzione sulla sessione regionale europea 2021. Il provvedimento nasce da 3 atti. La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione Europea, il rapporto sugli affari europei e il programma di lavoro annuale 2021 della Commissione Europea. Con la risoluzione l'Assemblea legislativa si impegna alla valorizzazione della partecipazione della società civile, dei cittadini e delle imprese del territorio alle politiche dell'Unione Europea. L'atto impegna anche la Presidente della Giunta regionale a riferire tempestivamente sul processo di attuazione a livello nazionale del PNRR, in particolare sulle eventuali decisioni e scelte strategiche che comportino ricadute sui territori. Inoltre la Giunta dovrà partecipare a tutti i tavoli strategici previsti nell'ambito della governance del PNRR. Altra richiesta è quella di rafforzare le relazioni con gli enti locali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione Europea, con l'obiettivo di una corretta applicazione della sussidiarietà attiva. La risoluzione inoltre impegna la prima commissione ad esaminare le iniziative adottate dalla Commissione europea per la realizzazione del proprio programma di lavoro per l'anno 2021.
Infine si impegna la Giunta a fornire alla prima commissione il supporto documentale e informativo necessario per l'esame delle iniziative del programma di lavoro della Commissione europea in un'ottica di condivisione e di leale collaborazione per la definizione di una posizione unitaria. Illustrando l'atto in aula, il relatore di maggioranza, Daniele Nicchi, presidente della prima commissione, ha sottolineato che la sessione regionale europea è un'occasione di riflessione e decisione sulla partecipazione dell'Umbria alla fase ascendente e discendente delle politiche del diritto dell'UE nelle materie di competenza regionale. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha espresso voto favorevole sulla mozione promossa dal consigliere regionale della Lega Francesca Peppucci relativa alle restrizioni su assegno mensile di invalidità e il requisito di inattività lavorativa. Il servizio. La mozione impegna la Giunta regionale a confrontarsi con il Governo e con tutti gli organi competenti affinché venga almeno ripristinata la situazione precedente al messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021, che ha stabilito che l'assegno mensile di assistenza sarà liquidato solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario. Vale a dire, ha spiegato Peppucci, che le persone con invalidità tra il 74 e il 99%, per poter beneficiare ancora dell'assegno di invalidità di 287 euro mensili, non dovranno svolgere alcuna attività lavorativa. Prima delle nuove indicazioni INPS, per coloro che presentavano una ridotta capacità lavorativa era possibile lavorare e beneficiare dell'assegno mensile di invalidità di 287 euro, rispettando il requisito reddituale di 4.930 euro l'anno. Alle persone con invalidità tra il 74 e il 99% era quindi lasciata la possibilità, lavorando, di integrare le proprie entrate di un altro minimo, circa 400 euro mensili. La lettura più restrittiva dell'assegno mensile di invalidità mette le persone invalide di fronte a una scelta difficile, quella di dover rinunciare all'attività lavorativa o all'assegno. Siamo di fronte, ha sottolineato Francesca Peppucci, ad una ingiustizia sociale. Alle persone con invalidità parziale viene limitata la possibilità di esprimere se stessi attraverso il lavoro, di essere parte attiva della società, facendo leva sull'assegno sociale mensile che comunque non ne permette la sopravvivenza. La mozione che l'Aula ha approvato chiede dunque un impegno all'esecutivo regionale nei confronti del governo per garantire dignità alle persone con invalidità e ridotta capacità lavorativa. A Palazzo Cesaroni si è svolto un incontro tra l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, rappresentato dalla Presidente Paola Fioroni, e una delegazione di membri dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, oggetto della discussione il progetto cofinanziato dall'Unione Europea migliorare la valutazione della disabilità e il sistema di protezione. Il servizio. La legislazione in materia di disabilità in Italia è piuttosto frammentata e alla base di questo le regioni hanno adottato molteplici approcci diversi, contribuendo a produrre grandi differenze territoriali con dirette implicazioni sul livello di efficacia con cui si è in grado di garantire l'appropriatezza della presa in carico delle persone con disabilità e dei loro diritti, così come sancito dalla Convenzione dell'ONU. Occorre superare definitivamente l'esistenza di un sistema di valutazione basato su informazioni cliniche, garantendo l'integrazione sociosanitaria risolvendo alcuni problemi specifici, tra i quali l'assenza di una efficace personalizzazione del sostegno alla persona con disabilità e azioni di inclusione sociale poco efficaci. Nell'incontro con la delegazione OCSE, Paola Fioroni ha spiegato ai delegati come funziona l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, composto da oltre 100 persone, fra rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore, dell'Università della Sanità Umbra e delle associazioni che si occupano di disabilità. Al suo interno operano 3 distinti gruppi di lavoro e vari sottogruppi per l'osservazione, la valutazione e lo studio delle politiche e dell'azione della Regione Umbria, basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il gruppo diritto alla salute si occupa dell'appropriatezza della cura e della presa in carico della persona, accanto ad un sottogruppo incentrato sui progetti di vita indipendente e il progetto personalizzato, un obiettivo da assicurare e garantire a tutti e ancora, è stato detto, da raggiungere pienamente. Un altro gruppo di lavoro si occupa di inclusione scolastica e lavorativa e un terzo gruppo si occupa di mobilità e accessibilità. L'obiettivo di tutti, ha sottolineato Paola Fioroni, è giungere a un sistema che realizza
realizzi appieno i diritti delle persone con disabilità attraverso supporti normativi e risorse adeguate, e un'organizzazione che porti alla realizzazione del progetto personalizzato e a sostenere i progetti di vita indipendente. L'Osservatorio, ha detto Paola Fioroni, darà il suo contributo nelle politiche regionali per colmare il gap fra le azioni intraprese e la tutela dei diritti delle persone con disabilità. L'Assemblea legislativa ha approvato la mozione presentata dai consiglieri regionali della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, che impegna la Giunta a sostenere nelle sedi opportune tutte le iniziative istituzionali finalizzate al riconoscimento giuridico e professionale della figura di autista soccorritore. Illustrando l'atto in aula, Pastorelli ha spiegato che la figura di autista soccorritore in ambulanza del settore emergenza sanitaria 118 è una professione che riveste la massima importanza in considerazione del ruolo svolto nell'assistenza al paziente durante la fase del trasporto sanitario, a maggior ragione in tempo di pandemia, in quanto sempre in prima linea nell'affrontare le innumerevoli missioni di soccorso e le attività di assistenza e trasporto degli infermi. Questa figura, assente dal punto di vista giuridico e professionale, attende da decenni un giusto riconoscimento attraverso l'approvazione di una legge nazionale che ne disciplini un adeguato e omogeneo percorso formativo uniforme e univoco su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dallo status di volontario o dipendente. La Giunta regionale valuti l'annullamento del concorso in autotutela o la sospensione della procedura concorsuale in attesa della definizione e dei necessari chiarimenti riguardo le criticità emerse rispetto all'avviso di selezione pubblica pubblicato da Umbria Salute Servizi. Lo chiedono con una interrogazione che vuole una risposta scritta i consiglieri regionali di minoranza Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, Simona Meloni, Tommaso Bori, Fabio Paparelli, Donatella Porsi, Michele Bettarelli del Partito Democratico, Vincenzo Bianconi, Gruppo Misto, Andrea Fora, Patto Civico. Nell'atto ispettivo rivolto all'esecutivo di Palazzo Donini, i consiglieri di opposizione rilevano che il regolamento per la disciplina delle procedure in materia di assunzioni, conferimento incarichi e ricorso al lavoro somministrato, approvato da Umbria Salute e Servizi ad aprile 2021, prevede che l'avviso di selezione debba indicare le categorie di titoli valutabili, nonché, nell'ambito delle categorie, i singoli titoli, e che il punteggio per ciascuna categoria di titoli sia definito in relazione al profilo della figura professionale selezionata. Ciò nonostante, l'avviso di selezione pubblica, pubblicato a luglio, non individuava, sottolineano i consiglieri di minoranza, né i singoli titoli valutabili nell'ambito delle categorie A, B, C, né i punteggi parziali per la valutazione dei titoli. L'amministratore unico di Umbria Salute a settembre ha formalmente riconosciuto l'errore costituito da un disallineamento tra il testo dell'avviso e il regolamento, decidendo di sostituire la clausola «la valutazione dei titoli sarà subordinata al superamento della prova scritta» con «la valutazione dei titoli verrà effettuata prima della correzione della prova scritta». La preselezione dei candidati verrà superata da 252 persone che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 su 100. De Luca, Meloni, Bori, Paparelli, Porsi, Bettarelli, Bianconi e Fora, tutta la minoranza, rimarca che l'avviso pubblico in oggetto, nella sua pubblicazione originaria, presentava gravi difformità rispetto al regolamento, con conseguenti potenziali profili di illegittimità, notevoli criticità e anomalie su questioni rilevanti, e le varie determine susseguitesi non hanno rimosso le potenziali non conformità dell'avviso rispetto al regolamento. Di qui l'interrogazione a risposta scritta. L'Assemblea legislativa ha approvato la mozione presentata dai consiglieri della Lega Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, che chiede all'esecutivo di mettere in atto ogni utile intervento e sollecitazione nei confronti del governo al fine di potenziare l'azione di contrasto in ogni sede istituzionale e internazionale in difesa dell'originalità e autenticità dei prodotti italiani in uno dei settori trainanti dell'economia del nostro paese e della regione, anche prevedendo adeguate risorse per le associazioni e i consorsi impegnati nella tutela del Made in Italy. Paola Fioroni ha spiegato che l'Italian sounding è il fenomeno consistente nell'uso di parole, così come immagini, combinazioni cromatiche, riferimenti geografici, marchi evocativi dell'Italia, per promuovere e commercializzare prodotti, soprattutto ma non solo, agroalimentari, che in realtà non sono Made in Italy.
Occorre quindi un'efficace azione di contrasto a livello internazionale e una maggiore incisività nei negoziati di libero scambio dell'Unione Europea per tutelare il marchio Made in Italy. Donatella Porsi, consigliere regionale del Partito Democratico, ha presentato un'interrogazione per chiedere quante e quali sono le prestazioni LEA, livelli essenziali di assistenza, per le quali risultano chiuse le prenotazioni e soprattutto quali sono le azioni intraprese per garantire nei tempi le prestazioni. Occorre fare luce, sottolinea Donatella Porsi, anche sulle modalità di riparto delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale iscritte a bilancio della regione, considerato che non si sta erogando tutto ciò che è previsto dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza. Questa è la interrogazione per la consigliera Donatella Porsi del Partito Democratico. E l'Assemblea legislativa ha approvato la mozione del consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi, che impegna la Giunta a individuare le azioni e le priorità di intervento e le misure conseguenti per garantire adeguati livelli di tutela del bacino idrografico della Valle Umbra Sud. La mozione chiede all'esecutivo di Palazzo Donini anche di adottare con tempestività e concretezza tutte le iniziative necessarie per affrontare e risolvere il problema dell'inquinamento dei fiumi Topino, Marroggia, Clitunno, Timi e Teverone, collaborando con le istituzioni del territorio, i comitati e i cittadini interessati. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive locali ed è disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.